Salve a tutti amici e bentrovati, sono il vostro Mitter, eccoci qui per un episodio di Stray. Sono qui il nostro gatto Romeo, come l'abbiamo chiamato noi, pronto a continuare l'avventura odierna. È tantissimo che è un gioco, ho avuto un problema con il computer non inerenti alla registrazione che è in caso, però che potevo influenzare in qualche modo, e quindi ho deciso di prendermi una pausa e capire un po' per cercare di risolverli. Non ce l'ho fatta, però per fortuna riesco a registrare, e questo è ciò che conta. Editare non so se ci riuscirò, per adesso però sembra andare bene. Andiamo adesso, io prima di tutto vorrei controllare come sempre l'audio del gioco, che per tanti problemi c'è pure questo, vedi tante persone che si accavallano. Ma non andiamo avanti, che l'audio è abbastanza pulito e nitido, ok, senza intoppi qualcos'altro. Ok, iniziamo subito, ricordandoci da dove siamo arrivati. Noi siamo arrivati nell'infracittà, stiamo cercando di aiutare uno dei oltraggiosi, Clementine, che era cercata qualcuno, come se... sembra come se l'elite degli androidi non volesse che lei continuasse i suoi studi, se andare oltre. E forse che appunto andando oltre si suggerisce un po' il sistema di questa città così divisa a caste, la parte ricca, la parte media, la parte dei bassi fondi. E quindi come sempre quando c'è qualcuno che va contro la casta, che mette a rischio l'ordine della casta, si cerca sempre di fermare. Il nostro gattino è stato anche catturato. Vediamo se accadrà ora, visto che siamo stati traditi da quello che ci ha aiutato a entrare nella fabbrica del Nova Corse, di questo non ricordo il nome. Sarei di acci cotavana perché Romeo ci vuole guardare, quindi andiamo avanti. Bando alle ciance, e chi faccia inizio? Let's go! E mettiamo il secondo sabotaggio, che questo è quello che ho fatto prima, che stavo cercando di registrare, ma ha registrato male, quindi va bene così. E quello è il 1427, non so se siano i capitoli o i trofei, penso più i capitoli. Quindi siamo qua a metà, molto bene ragazzi, andiamo, let's go. Ripartiamo qui, lasciamo un attimo a un po' vedere come si... Il nostro cartino che vede non si può muovere, però può dondolare. Questo non è male come cosa, ma sotto tipo cosa che può farci male, penso, Dai su, vai gattino, vai, bravo, guarda come ci sbatte. Ok, e siamo già usciti. Che furbizia quel nostro Romeo, è un gatto che ha tanto da dire. Oddio, si può andare, però guarda che bello anche vicino il nostro gattino, molto realistico devo dire, veramente. Io ancora mi stupisco dopo 7 episodi che è davvero un gioco fatto bene sui animali, non è una cosa così semplice. Di qui si può passare? No, che ci hanno chiuso. Potremmo salire di qua, vedo già, diciamo, le sento per un bel parkour diciamo da gatti. Posso saltare, perfetto. Si va, abbiamo potuto trovare la nostra amica Clementine, ma anche il nostro robottino B12 o B52, non ricordo il nome, che lo scatto è che forse lui non era un robot prima, ma è un umano. Quindi ok, Laura è aperto, è un'altra gabbia. E allora qui abbiamo girato e va bene. Mi sa che dobbiamo cercare di saltare su quei barili, perché il mondo cerca di arriva dall'altra parte. E qua lo spinge? Non tanto. Vediamo se così lo spingiamo. No, più di così non va. Quindi mi sa che proprio devo... No. Ecco, andiamo di qua. Tac. Tac. Qui la porta aperta. Lì un droide che ci... La guarda che non ci sta guardando. Oh no, è legato. No, ma poverino. E che stanno facendo? Che sta di la prigione? Come faccio aiutarlo? Non si può. Non si può. Si può entrare da sopra? No, tutto chiuso. Ma che veramente... Che brutte cose che fanno qui. Qui le prigioni un po' più abbandonate sembrerebbero. Sì, possiamo correre. Qui non c'è nessuno che ci guarda, che non pensa che noi possiamo scappare. Droide no. Lascio un altro, ma possiamo saltare. E vabbè.
Vabbè, però sì, Android se ne va, momento sbagliato, non è giusto. Riesco a nascondermi? Guarda, è qui questo. Poi entra un altro, perdonatemi. Guardate qui quanti droidi morti. Veramente che crudeltà. Dove sta il droide? È passato ora, perfetto. Qui c'è qualcun altro. Tutti i droidi morti, come vedete. Non ci ha visto, non ci ha visto. Mi ha girato abilmente, ma mo si può salire? Ma penso che... Come andare sopra? Su? Oh, ti è andato di là in pratica. Stai inutile, va bene. Vabbè. Musica che sta incalzando, quindi... Ah, Clementine! Io non ti riesco una mazza, ciò che dici, Clementine, sei il nostro robot. Non è là? C'è la chiave, ok. Va bene. Comunque, okay. Lei ci è venuto perché voleva soldi e si è capito. Ma chi è che vuole questo? Capite chi sta sopra, chi vuole questo, diciamo, controllo? Ah, qui. C'è la finestra, ok. Guarda, è proprio una prigione molto difficile da fuggire, mi sa sarà. Ok, la chiave abbiamo afferrata. Ho fatto una stella in bocca senza problemi. Anche se non sono, non c'ho subito 12, riusciamo a portare la chiave a Clementine. Salta. Pietà, chiaro. Potevo anche non dargli, voglio girarci attorno, ma no. Ma io forse ho lasciato qui l'audio. Sì, ecco che sentivo pure forte l'audio qui. Forse voglio sentire il doppio, ma vabbè. Lasciamo stare. Cioè, guarda che prigione è, poi col bagno. Forse le vecchie regioni umane che lo utilizzavano per i loro scopi, chi lo sa. Oh, Clemente, vieni qua. Di qui non riusciamo a scappare. Di qui riesce... Oh, aspetta, aspetta, solo qualcosa. Sì, aperta la porta, brava. Ok, i droidi qui possono essere un po' ovunque. Se non ci sia nessuno. Ok. Vediamo un po' anche a esplorare e capire esattamente cosa sta succedendo qui, se c'è qualcuno che fa la guardia, penso di no, perché usano i droidi appunto a fare la guardia, mentre gli altri non li uso. Ma come ti apre tutto lei, la Clementine? Poi non so come pensa al nostro B12, B12. Ma è lì forse? Era sì. C'è un programma gigante. Io aiuto te, tu di me. È un po' difficile, sono tutti quei raggi laser molto bassi. Sì, anche che mi parli, non ci capiamo lo stesso, sia tu che io non riusciamo a capirci, quindi... Beh, comunque c'è per la porta e non andiamo giù. Dai, Clementi. Bravissima, bravissima. Oh, comunque, che bravura. Ho le chiavi che funzionano. Lei è brava. Io qui vedo più perché non fa andare veloce. Questa chiave deve essere molto stealth. Attenzione. Ah, ma guarda. Che guardi qui, non ci deve essere niente in teoria. Sì. Fa niente. Penso di farlo noi, tutto noi ora, perché solamente lei è bloccata lì. Ok, e qui siamo arrivati. Mo?
sembra bene. E allora, ah, ok, uno, due. Perfetto, ora non so nemmeno che gattino che è gattino. Ok, vento al droide che poi vento all'altro. Ok, penso per stare sul tubo. Ok, ho il droide che ha due scatole. Veloce, veloce, veloce. Meno male. Vorrei anche attaccarlo, Non posso attaccarlo. No, no, sali, sali, sali. Ok. Qui si va di finezza. Veloce, veloce. Entra qui in sicurezza. Ok, cerco di capire. Qui c'è il drone che fa avanti e indietro. Ok, lì c'è la leva. Visto lì per andare da quella parte. Dai, però che antipatico che poi ti gira. Qui non c'è sta niente per noi. Tac. E quello dico, ma che succede? Ecco, mi dolce. Guarda come tutti tre vanno lì tipo a guardarlo. Cioè, ma che sta a fa? Oh. Ma che sta a dire? Però sono giovani che hanno l'allerto ovviamente, quindi dobbiamo stare molto attenti. Veloce, veloce, veloce. Bravissimo Romeo. Mi sembra andare indietro, lì c'è la porta, però preferisco girare appunto di... Dai, il giro se possibile. Non mi vedi, non mi vedi, non mi senti. Sono il gatto più veloce del West. Veloce, veloce, che qui possiamo farcela. Facciamo un giro largo che è meglio, va raga. Cioè, se gente rischiarcela ora. Allora come fa antipatico. Ci guarda, se ne va, ci pensa, dai su. Pensa c'è il vattene. Bravo, bravo. Ora dobbiamo aspettare che ritorni qui e faccio il giro dall'altra parte. Non salire, Romè, non gettiamo via niente. Ok, qui siamo civili, quindi dobbiamo fare forse il giro dal tubo. Perché ho visto che il tubo era alto e lui in teoria non ci dovrebbe arrivare. Perché sta guarda sotto, vedete. Spero non ci veda. E asco questa parte mia, ma penso che sia giusta. Ok. E mo si torna indietro. Da quello mentre dobbiamo anche la nostra vetturina. E mo come si fa? Eccoci qua. Ah, che siamo bravi. Che gatti intelligenti. E allora, vediamo un po' che ci dirà ora. Se magari ha qualche ricordo, oppure hanno cancellato tutto. Oh, subito torniamo così con la bettolina. Ma se fosse il nome intrappolato del sistema informatico, però è tutto solo. Ma tu sei tornato per prendermi. Non ci posso credere. Sei un bravo amico. Sei anche un bravo miscio. E così per essere di nuovo tutti insieme, ma non siamo ancora sicuro. Dovresti aprire quella porta vicino. Direi che ha ragione Clenty. Bello essere insieme, però dobbiamo essere bravi. Qui non ci sono. Adesso non c'è nessuno, ok. Ora voglio esplorare. Non c'è sta niente. Volve, volve, immondizia. Io penso che possa aprire, no? Che fa? Non mi apri? Non si apre, ok. E allora. Ma dai che furbizia il gatto che dice a lei fai questo robot. Lavora. Bravo, hai capito. Dai, spacca il vetro. Che dentro qua. Dove andà? Dai, su. Alla sopra. Ma io come salgo? Forse le chiuderà. Stile Uncharted qui. Bravo. Scendi giù.
e apriamo tutto. O poi lo lasciamo qui a morire. No. Sarebbe cattivo di lasciarlo qui andando, anche che fosse bisogno di lei. Hai visto che qui se l'è stata utile. Ok. Le sentinelle ci bloccano di nuovo la strada, mi notarebbero all'istante. Forse può arrivare ad attirarle nelle celle e rinchiuderle dentro. Questo non è male come piano, però io rischio tanto. Kiss me. Bella quella mano con kiss me. E allora? Robot morti, poverine. Siamo a te. C'è una sentinella, no? E le sentinelle, una. Io li posso attirare qui e poi andarmene in teoria. Vediamo se posso entrare dentro il barili. E qui non ci entro. Mi sento proprio a tirarla. Guarda questo che... Oddio, povero robot. Oh, sentati. Vedi quel tizio che ha cacciato a terra laggiù? Oh no, riavviato. Non voglio perdere la memoria. Sono terrorizzato. Che c'è a terra? Ah, quello. Posso avere idea. Ho giocato tantissimo, la mente è chiara e luce, adesso sono un cittadino esemplare. Cos'è questo affare? Ok, niente. Ok, posso farci vedere? Ah, non ci vede. Salve. Salve, signor robot. Venga, 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 venga. Spara, spara. Ciao. E qui forse mi faccio vedere, ma non penso che potevamo stare là fuori per evitare il resto. Perché i barili erano inutilizzabili. I robot qui sono tutti spaventati, ovviamente. Lì c'è un mostro nuovo per salire. No, dai, andiamo, Clementi. Il primo è andato. Lì c'è memoria per noi, per il nostro B12. Faccio segmenti che qua noi siamo il boss. Non hai capito? Ricorda. Vediamo un po' che ci dice ora. Povero diavolo. Le gelle possono rivelarsi spietate per chi vi soppone. Lo hanno cancellato completamente. Niente più sentimenti, nessuna consapevolezza, niente più ricordi. Eh sì, sono d'accordo, ma veramente assurdo. Cioè non assolutamente è più facile che il robot controllarli. Tu cancelli la memoria, non si ricorda niente. Allora, qui c'è un altro robot. Salve, signore. Non ti ho nei guai. Mi restano 358 anni da scontare, poi mi rilasceranno. Che sono Pokémon, il robot che è immortale, però. E allora? Qui più risulta che non c'è il modo di aggirarmi in qualche modo. Devo attirarli entrambi. Sono due. No! Cattivissimi. E qui non so che fare, che c'è tanto spazio. Cioè devo forse solo un poco entrare nel campo di luce, diventare giallo. Ok, lui già l'ho visto. Io qui posso passare? Sì, ah ok. Allora posso fare questo. Via. Entra qui. Chiudi tutto. Mamma mia. È brutto che io non posso fare granché. Siamo bloccati. Perché noi siamo lì. Dai, Clementi, camoni. Che non posso fare. Entri un colpo, moriamo. Giustamente. Lascio un robot che si è alzato. Salve. Lupin, no vabbè. Lupin. Non ci posso credere, Lupin. Vedete, Lupin sta in carcere. Ok. E siamo arrivati qua. Eh già, la leva dall'altra parte.
Di questo passare, sì. Ah, che cazzo che sono, eccezionale. Sì, qui, amico mio, amica mia, sto aprendo un attimo. Qua c'è l'uscita. Questa volta è l'unica via d'uscita della prigione. Aprite la sala comandi laggiù. Dobbiamo riuscire ad accedervi, però guardiamoci intorno e direi. No, io non posso entrare che è tutto chiuso. Allora, lì c'è la bicicletta, così senza senso. Clementi, da questa parte, via, via, Clementi. Aspetta, io un poco. Ah, che benessere, tanto che non mi grattavo le unghiette. Andiamo a fare qualche getto da qui? No, è tutto chiuso. Attenzione, attenzione. Le chiavi? No, io voglio prendere le chiavi. Ah, si possono prendere le chiavi? Basso retro per fuggire, dovresti riuscire a saltare oltre l'accensione e accedere al controllo. Quindi non c'è lei che ci spinge, ma soprattutto usiamo la lambretta. Sì, ho capito, ho capito. Però secondo me se andavi lì e ci spingevi era meglio, eh. Però, ma sono fatti tuoi. Che bello, papà, salta. Vabbè, dai. Io so che la lambretta era più un mezzo di fuga, più che un mezzo per scavalcare, però vabbè, ce l'abbiamo fatta. Ok, però insomma, appena facciamo qualcosa, succede qualcosa per forza, cioè non può andare così con calma. Appena vediamo cosa succederà. È già fatta l'allarme, subito. Boom. Dai, su, mi scappare, Romeo. Dai, Romeo. E mo dov'è? Oddio, 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 oddio. Dove scappo? Non posso scappare. Sì, vabbè, ciao, 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 sì, ciao, ciao. Oddio, 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 oddio. Dove, no, di qua, di qua, di qua, di qua. Via, via, via. E vabbè, pure. Aspettami, rimortacci tua. Mamma, e vabbè, però scappa. Ma aspettami. Ma scappa, se ne va. La prima volta sono morto, è colpa mia, ok? Perché devo fare meglio. Però, sì, aspettami, ok. Oh, questo ci ha ammazzato subito. Via, 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 via. Guarda quanto corre, aspettami. E come raggiungo? Ce l'ho, vedi, secondo me. Ok, mi sparano più. Salta! Via, 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 corri, corri. Non so se devo andare, forse così, fratelli. Ah, come spigna, cagata, lambretta, polizia che guarda, che sta a fare? Ehi, preoccupati. Lo ammazzo per loro? Bella! Cassa in pulse, le di mezzo, Dai! E mo? Ci ha chiusi! Un po', ma tu devi andare. No, Clementine! In moto io se recita, dobbiamo andare oltre ad ogni costo. L'ho scritto io. No, Clementine! Dai, come roba ci parla. Non è che tu raggiungi un oltre, ma almeno uno di noi deve farlo. Chiave della metro. Va adesso, ti serverò della mia RAM, piccolo traccioso. No! Ma no così, Clementine! Amica mia! Ragazzi, è bruttissimo così iniziare subito l'episodio con lei che ci lascia perché ci sta salvando la vita. Comunque, lasciatemi vedere un attimo. E allora sono riuscito a scappare. E grazie a Clementi e a mia moglie, che la metro per andare oltre. E come ho detto lei, non tutto è andare oltre. A ogni costo bisogna raggiungere l'esterno, anche a costo di lasciare dietro gli amici. Per colpa di cui mi ha detto con cretato dorato, che poi lo uccideremo, ragazzi. Fidatevi, so come lo uccido, col gatto che vado dentro al collo, gli strappo i fili, i connettori. Ci pensiamo dopo. Comunque,
L'avventura si farà ben intrigante. Sappiamo che qualcuno non vuole che si vada oltre. E sento qualcuno sarà quello che comanda il tutto. Abbiamo trovato B12, sta con noi, abbiamo la metro e possiamo andare nei livelli penso più alti, penso sia questo il nostro obiettivo di ora. Dovrebbe essere circa a metà della storia, quanto ho capito dall'inizio del video, quindi qua siamo già un po' più avanti, nella metà, ma vedremo cosa accadrà. E per scoprire, ragazzi, vedremo nel prossimo episodio. Per adesso ci salutiamo. Invito a lasciare un like, a commentare e dire la vostra. In caso non l'abbiate fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per le notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo di seguirmi sul canale Viola, dove farò delle live. E su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro o dei miei altri contenuti materiali dai miei offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, la prossima Terry. Passa e chiudo. Thank you.